Allora, mister, una vittoria pesante come un macigno e sofferta altrettanto. Faccio la domanda al contrario, dimmi qual è che non è sofferta o Sì, qual beh, è quest'anno diciamo che cioè, così dall'inizio forse dell'anno. la sua partita, la prima vittoria a Sestri quando è esordito, quello è Ah, stato un. se, non lo so, comunque la squadra oggi ha continuato a dimostrare quello che ha dimostrato le ultime 4 gare. Attenzione, grinta, cattiveria, poi ogni tanto ci imbamboliamo e fanno gol. Io veramente non riesco a capire, cioè, Infatti abbiamo quest'anno è preso micidiale, gol per da subito. E poi cui. ci abbiamo messo l'anima per sbagliare il secondo gol. Ci abbiamo messo la mente, ci abbiamo provato, quello poi può succedere anche che si sbagli, ma sai, gli errori è una componente dove la percentuale è maggiore in tutta la gara. Se tu guardi che l'errore è la componente nelle statistiche che è più alta come percentuale. Però è vero che comunque la squadra è di partita, ha lottato sempre sulla palla, perché quando arrivi a queste gare, a questo punto del campionato, non puoi giocare tanto di fino. Se trovi un campo bello, riusciamo, oggi qualcosina l'abbiamo anche fatta di buono, no? Qualche verticalizzazione, il gol è avvenuto su un'azione proprio manovrata, grande gol di Mazzocca da sinistra. Per cui devo dire che la squadra a questo momento sta rispondendo assolutamente a tutte le sollecitazioni che io faccio e che facciamo anche con il mio staff. Sì, manca un po' di peso davanti perché Farina non riesce ancora a dare il Beh, ragazzi, la contributo. Farina io lo sto buttando dentro, ma non è assolutamente pronto, È molto cioè, sta lento. facendo veramente i salti mortali, i miracoli. Ragazzo che è fermo da un anno e forse più, si è infortunato, è rientrato, lotta su tutto, poi commette errori, sbaglia, quello sicuramente ci può stare, però io credo È uscito, ha avuto qualche problema o è che. No, solo no, stanco? lo volevo cambiare già e ne ho approfittato per sostituirlo quando si è fatto male. Ecco, lì il dato degli errori. In effetti il centrocampo, qualche giocatore ha recuperato un'infinità di palloni e li ha ripersi un secondo dopo nel tentare di fare il passaggio. Come mai non hai insistito con la difesa a 4 che avrebbe forse dato un po' più qualità in mezzo? No, ho preferito tornare a 3 perché loro avevano 2 punti, tant'è vero che ci staccavamo sempre un uomo in più dietro. Se Beh, nel avessimo primo tempo giocato. però l'uomo che si staccava ha fatto un po' il turista tutta la Infatti, partita, nel secondo invece no. poi siamo orientati in spogliatoio, gli aggiusti, no, naturalmente, però devo dire che la difesa 3 invece ha retto molto bene. La mia paura era proprio questa, loro giocando con 2 punte, e ho preferito un centrocampo a 3 proprio perché ho giocato 3-3 in teoria, no? Perché alla fine c'erano la Caria sulla linea di Giglio e di Mazzocca, e poi gli altri due, Temperino e Ecco, però Chiesa, un po' più alto. soprattutto dagli altri e anche da Chirico, che pure ha giocato molto bene in rifinitura, forse qualche palla persa in Beh, però meno. pensa, se tu guardi Stefano, gli altri ne hanno perse tante di valanga perché il campo veramente è devastante. Egilio è un esterno, è un No, regista, è Giglio è un ragazzo un'ala, straordinario. sta giocando Mattia benissimo. ha fatto gli Ma tu ultimi dove lo 10, vedi gli ultimi meglio? 5 minuti in maniera straordinaria. Di caratteristiche Io lo dove vedo come un lo vedi? jolly. Lui può giocare a parte difensore centrale per l'altezza, ma lui può giocare dappertutto. Ha una facilità di corsa, è così leggero, per cui agli ultimi 2 minuti, 3 minuti è andato lì, ha fatto quell'azione straordinaria da solo. 2 minuti, No, no? no, due Due azioni azioni da da solo. solo. Due Per azioni. cui su quel bellissimo tiro di sinistro suo è venuto il gol, perché era una palla avvelenata, è Sì, poi Andrea, tornata se il tiro era effettivamente quello, voleva quel No, pallonetto. che Il palla portiere poi non so come ha gli è fatto, saltata male è la stato palla. non so bravissimo. come ha fatto il Comunque, portiere a però sbagliava sbloccarlo. magari un pizzico di fortuna anche a noi, Eh sì, magari. nonostante il portiere a momenti lo sbagliamo ancora È quello che gli ho detto io a lui. davanti. Ogni tanto una volta, Però qualche devo fortuna ci vuole. dire che insomma, i ragazzi sono comportati bene, la carriera straordinaria, Bruno ha fatto una partita straordinaria sotto l'intensità, Ha recuperato sotto, ha una marea di recuperato un migliaio palloni. di palle, veramente su di tutti. Per quello che Bruno infatti ho detto sta che molto mi bene. aspettavo più dagli altri in fase di appoggio che non da lui, Siamo che ha fatto un muro, però però l'importante è che Bruno gli avevo chiesto proprio questo, ecco perché ho messo il centrocampo a 3, per cui lui è molto Sì, bravo. ha Poi con fatto l'assenza di bene. Fabrizio, che insomma si sente, no? È Adesso chiaro. rientra, diciamo che siamo Diciamo che ancora. riusciti a bloccare finalmente i Baudinelli che negli ultimi anni ha sempre fatto gol Albertoni. Invecchia anche Baudinelli ogni No, tanto. beh, grande giocatore, in tre per tenerlo, per cui è normale che Simone è bravo, però ripeto, sarà perché siamo in una fase molto difficile, i ragazzi hanno capito il problema, hanno capito la difficoltà, hanno capito il momento e queste ultime partite, ragazzi, compresa quella di domenica scorsa. Per cui non posso dire niente, sono le ultime 5 partite, direi praticamente molto Biglio bene. ottimo, anche come sono partiti già dai primi minuti l'abbiamo visto subito dicendo
così che bisogna affrontare la partita. In questo momento è la stessa cosa che faremo. Poi ci siamo abbassati tantissimo nella ripresa. Purtroppo è un po' fisiologico, io mi perdo la voce a farli alzare. Come ad Asti, ottime difese centrocampo, tra l'altro, qualche cosa ci siamo da dire all'attacco. Ci siamo abbassati quando è uscito Farina. E beh, automaticamente sì, però io volevo conquistare il centrocampo, per cui ho cercato di mettere Serra, che comunque all'inizio è un partito malino, poi ha preso, però aspetta un po', poi c'era, quello è importante, come è entrato bene De Ruggero, come è entrato bene Carru. A me interessa che entrano bene i ragazzi che dalla panchina, perché alla fine andiamo a giocare in 14 invece che in 11. Non ho capito, Piero, che dicevi. No, dicevo che benissimo difesa e centrocampo come ad Asti, un po' meno l'attacco che non riesce a trovare il guizzo. È normale, no, ci abbiamo provato, però il problema è che se non avessimo fatto proprio nulla ti darei ragione. Siamo arrivati con la manovra. Ci abbiamo provato, Matteo Serlini ha provato, Anthony ha cercato di essere in mezzo all'area a combattere, però ripeto, quando una squadra giochi contro il Chiave, che fino a due o tre settimane fa era lottava per... Ci salviamo, mister, o no? Domanda, sai, la domanda per fare i titoli, ci salviamo? No, perché voglio il titolo su questo. A oggi sì, a oggi siamo salvi. Però 5 giornate ancora non sono poche. Sono tante, ma dobbiamo guardare, te lo dico domenica prossima. Poi te lo dico tra due domeniche, poi fino a 5. Perfetto. Abbiamo veramente poca possibilità di decidere adesso. Anche perché dagli altri campi arrivano risultati un po' che non ti aspettavamo. Ho vinto un'altra volta la Caratesa Bordosese. L'Albese ha vinto. Vabbè, ma l'Albese ci può stare. L'Albese tiene dietro sempre davanti, che non fa male. Con la Caratesa ci deve ancora giocare, quindi meglio anche così. Adesso, insomma, comunque siamo lì. Siamo andati. Stankovic, fate ricorso? No, no, perché al minimo a 3 giornate non si può fare ricorso. Ma come mai mi sta preso 3 giornate? Chiedetelo a lui, non so. Prima ha detto sì che insomma ragazzi siamo sì, però comunque è una recensione in Serie D e gli altri ha preso da quando è arrivato purtroppo per lui o per errore ha preso più squalifiche che partite in campo non va benissimo non va bene. Adesso mi sono inventato dell'altra volta una soluzione con dell'area a sinistra, ha giocato molto bene oggi sì, che ne so ragazzi, sono fortunato, si vede. No, vabbè, ok, grazie, grazie a voi.